mi mancava veramente. Non ho mai ballato, non ho mai studiato danza neanche per il film, quindi magari ho ballato in discoteca quando avevo i dischi, però sono veramente legata, però amo la musica. Quindi sono arrivata qui con grande umiltà, ho sentito subito l'energia di Michael, che è un'energia potente e uguale a me, lo sento che siamo bilanciati insieme, non mi sento sopraffatta, sento una grande armonia e quindi ascolto, le sue direzioni sono molto giuste, le seguo fedelmente, cerco di fare del mio meglio. Io sono qui per fare del mio meglio. L'aspetto della gara, della competizione, me ne sono accorta dopo, parecchio tempo dopo, che c'era anche questo aspetto che in realtà è l'aspetto principale, però per me è un viaggio, una scoperta che sono venuta a imparare e a crescere. Poi ho capito anche che c'era questo aspetto della gara, ma cerco di non pensarci perché sono qui per divertirmi, cioè, divertirmi e rimanere serena, ecco, questo è il mio obiettivo, di rimanere serena in questa. C'è una grande ansia dietro tra tutti noi, però il mio obiettivo principale è rimanere serena, rimanere bilanciata in tutto questo. E poi sarai, divertirmi. E lo sarai, perché io ti ho visto in prova, tu esprimi te stessa, fino in fondo, cosa che non sempre si riesce a fare quando uno si accende la lucetta di una telecamera. Io me lo dimentico, sì. Questa è una cosa bella, se uno riesce a essere se stesso ha già vinto, perché già a casa arriva una verità. Arriva qualcosa di autentico, no? di puro, di vero. E quindi già questa è la cosa più importante, che tu possa arrivare al pubblico a casa. Grazie mille. Quando ci siamo incontrate le ho detto proprio questo, che speravo, siccome sono molto cambiata in questi anni, non è che io insomma, ho fatto molta introspezione, ho lavorato di meno, perché volevo proprio capire a 40 anni, no? Che cos'è, cosa vuol dire diventare una donna con due figli, eccetera. E quando ci siamo incontrati ho pensato, sì, questa è un'occasione anche per far capire, per far capire, no, per far vedere che sono diventata una donna.